abbiamo continuato a lavorare in questa sosta molto, sotto tutti gli aspetti abbiamo toccato, ovviamente fisico, tecnico, tattico, portando avanti le due situazioni tattiche su cui come siamo partiti da quando siamo arrivati, quindi sia con la difesa a 4 che a 3. E in questo contesto poi le problematiche che di Menez, no? Che andavano un po' a non migliorare, hanno fatto sì che parlando con la società, insomma, si è cercato di poter recuperare un ragazzo, no? Che era fuori dal 31 di gennaio, in effetti, no? Dal 31 di gennaio. Ed Aramo è uno dei ragazzi che magari contiamo e speriamo ci possa dare una mano. Ovviamente sappiamo di avere in campo una freccia in più, no? Che possiamo andare ad utilizzare all'occorrenza per poter avere e alzare un attimino la fase realizzativa, che è normale che poi le conoscenze, il modo di apprendere e di prendere la partita devono essere migliori, e quindi mi aspetto di vedere sempre sotto questo aspetto una solidità squadra, una solidità, una compattezza, le idee da andare a proporre, personalità, di andare a giocare anche fuori casa con personalità per andare a prendere in mano la partita, andarla a giocare e andare a creare situazioni e occasioni importanti da gol. E mettere in difficoltà peraltro un avversario per Modena, che è una squadra che gioca insieme, si conosce dal ritiro, viaggiano insomma per lottare ovviamente per i playoff da tempo, quindi è una squadra pericolosa che ha delle qualità e va rispettata perché è organizzata e ha delle qualità importanti, quindi ci dovremo preparare di conseguenza per fare una grande partita con umiltà, con organizzazione e atteggiamento giusto.